Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sulla vanità spirituale che si insinua nelle realtà più sante, anche nel cammino di perfezione che abbiamo intrapreso con tanto entusiasmo. I successi riportati e l'apparente crescita nelle virtù purtroppo alimentano la nostra vanità e per bloccare la nostra folle corsa, Dio deve intervenire permettendo che rispuntino nel nostro cuore gli antichi difetti. Così scriveva l'autore del libro. L'amore alla nostra abiezione non deve mai allontanarsi dal cuore, perché ne avremo sempre bisogno, anche se fossimo molto avanti nella perfezione, tanto più che le nostre passioni si ridestano talvolta dopo molti anni di vita religiosa e dopo aver fatto molto progresso nella virtù. A volte capita che per anni non avvertiamo particolari tentazioni e ci sembra di essere quasi dei santi, poi all'improvviso rispuntano le antiche passioni e ci sembra di essere tornati indietro anni luce. Ecco allora che dalla vanità spirituale si rischia di cadere nel più cupo scoraggiamento, dalla padella nella brace. Dobbiamo quindi resistere anche allo scoraggiamento, pensando che se prima non avvertivamo particolari tentazioni, non era per merito nostro, ma per grazia di Dio. E dobbiamo pensare che se ora avvertiamo invece tante tentazioni, è per il nostro bene, perché Dio ci vuole bene e ci vuole guarire dalla nostra vanità e dal nostro orgoglio. Ora ridimensionati con umiltà, potremo intraprendere un serio cammino spirituale. Questo discorso vale per tutti, anche per quelli che hanno un certo grado di autorità. San Francesco di Sales diceva alle suore dell'istituto da lui fondato le suore non devono stupirsi dei difetti della superiora dal momento che lo stesso San Pietro, capo della Chiesa e di tutti i cristiani, commise degli sbagli e, come ci attesta San Paolo, dovete essere corretto. Allo stesso modo la superiora non deve meravigliarsi che i suoi difetti siano notati dagli altri, ma deve comportarsi con quell'umiltà e dolcezza con cui San Pietro ricevette la correzione da San Paolo nonostante che gli fosse superiore. Io non so se ammirare più la fermezza e il coraggio di San Paolo nel riprendere San Pietro, oppure l'umiltà con cui San Pietro si sottomise alla correzione su una cosa che a lui era sembrata buona e che aveva fatto con retta intenzione. Una suora visitandina, eletta superiora del suo monastero, diceva in confidenza a una consorella Ciò che mi consola è che il grado che occupo servirà a tenermi nell'abiezione, poiché i miei difetti si troveranno più in vista sul candeliere che nella oscurità di una celletta. San Francesco di Sales inoltre domandava: Sapete quello che bisogna fare quando si è corretti e mortificati? Bisogna prendere l'umiliazione come una gemma preziosa, metterla nel cuore e baciarla e accarezzarla il più teneramente possibile. Sappiamo approfittare così delle nostre colpe, e come dice Fenelon. Ci saranno più utili esse con l'umiliarci che non la gioia che si prova al pensare alle buone opere compiute. Le colpe sono sempre colpe, ma esse ci mettono in uno stato di confusione e di ritorno a Dio che ci fa tanto bene. Anche se una colpa la si commette una volta soltanto, essa ci può essere utile per molte volte. Per umiliarci davanti a Dio tutte le volte che ce ne ricordiamo. Impariamo a utilizzare così le nostre colpe. Terminiamo ora con quanto scriveva San Claudio della Colombier. O oh fortunate miserie che mi fate arrossire davanti a Dio e mi umiliate davanti agli uomini, se voi mi siete necessarie. Io non vorrò cambiarvi neppure con i meriti e le virtù degli altri, preferisco essere tale da poter restare nell'umiltà, rinunzio a tutte le grazie che potrebbero privarmi di questo vantaggio e, per non perderlo, acconsento a restare privo di tutto il resto. Ebbene, cari fratelli e sorelle, guardiamoci dalla vanità spirituale che tanto danneggia il cammino di perfezione, e quanto più ci sembra di avanzare nelle virtù, tanto più sprofondiamo nell'umiltà, pensando che tale progresso non è farina del nostro sacco, ma è un dono della bontà di Dio. E ora termino con la benedizione. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.